con possesso per i giallorossi ed è proprio Tigman a gestire il primo possesso. Sullivan contrastato da Johnson in post basso, ora prova a giocarsela Simeoni, la conclusione di Cinciarini che mette subito la tripla, corsia di destra, il lob di Carotti per Rosselli che se la gioca sfruttando il mismatch con Cinciarini. Anderson sul ribaltamento di fronte, retropassaggio per Pini che gli torna palla, un'altra conclusione con l'uomo addosso per Pini, 10 secondi per completare il possesso, chiude subito Carotti, l'attacco al ferro e va a segnare. Tillman tiene viva la palla, cambia mano, poi ribalta dall'angolo sinistro, la conclusione, Androll, poi si stacca e si alza Johnson e si prende la tripla e la mette. Verona 10 Ravenna, siamo a metà del primo quarto, questa sfida 11 vittorie e 3 perse, Ravenna come scappati. Anderson, conclusione da 7 metri, 22 a 10 e viene anche corretto le percentuali, Cinciarini mette un'altra tripla, 24 a 17 e sono i primi punti dell'americano in questa partita. Aperto il tiro di Candussi dalla punta, forse un po' troppo l'arco del tiro, e sì che è 2,11 m e viene punito sulla maglia, cerca di saltare De Negri, Casarin poi ribalta su Spanghero, spongi entro, un altro passaggio prevedibile ed ecco un'altra palla rubata da Ravenna, la specialità dei romagnoli, arresto e tiro in transizione, attacco Verona per ricacciare indietro Ravenna che ora è a zona, adesso ci pensa Udom a saltare dentro l'area, riapre in punta, c'è Saliva, un gran passaggio e un gran numero di Tipman nel traffico, strappa a rimbalzo Sullivan, la corsia di sinistra Berdini, dentro Sullivan, l'intervento della difesa, il tap-in, Anderson sul pick and roll, Pini si apre, Pini va a attaccare il ferro di mano Mancina, 14 secondi per sotto, libero, va in una Veronica dando spalle al canestro, punti e nuovamente meno 2 Ravenna. Rosselli chiude il palleggio e va a segnare coi piedi, Candussi che era finito a terra, 6 secondi per chiudere, va dentro Rosselli e trova un'altra invenzione, da 5 punti di fila di Cinciarini e da questo canestro in contropiede di Tillman, e adesso Carotti a 6, consegna a Carotti per Rosselli che prova ad attaccare il ferro nel traffico, tira fuori anche la mano Mancina, una Pini a Spanghero per Udo, un tiro aperto e a segno The Brother, adesso e perde palla e va via De Negri fino in fondo e riesce a segnare nonostante l'intervento da dietro, è uscito dal campo Grant mentre viene stoppato Garzotti da Pini, ancora una stoppata e poi c'è il fallo commesso da Tillman, lob dentro per Johnson, Carotti per Anderson, va fino in fondo Johnson, alza la parabola Johnson, ancora si gioca sul pick and roll, ruba Sullivan, andrà a schiacciare, no, va al sicuro a due mani, rimbalzo di Tillman, un extra possesso sanguinoso, adesso Tillman si affida alla tripla e la mette, l'arbitro non c'è la violazione di passi, Tillman chiuso da Pini, va dentro Tillman, chiuso da Rosselli che lo stoppa e recupera palla Verona, un'altra magia di Guidone, Anderson faccia a faccia con Cinciarini, 7 su 7 per il Cincia in questa partita da 3, Anderson per Carotti, ancora Anderson, 3 secondi, 2 secondi, si butta dentro, fallo, batterà 2 tiri liberi, 2 tiri liberi, davanti alla curva, sotto la curva dove ci sono i tifosi giallorossi di Ravenna, Carvel Anderson, a segno,
80-78. Silenzio alla GSM Forum, a parte le trombe bizantine. 2-2 più Abbiamo nato il 14 giugno dell'83 a Cremona, il leader offensivo di questa partita. Ecco Cinciarini che va a prendersi il tiro da tre, sbaglia, tocca a rimbalzo e ancora prova Cinciarini, non va, sirena, vince Verona nonostante due tentativi di un grande Daniele Cinciarini che aveva fatto percorso netto fino a 8 secondi fa. Tezenis Verona batte ora si Ravenna 81-78.